Il gemellaggio fra Milano e San Pietroburgo era il segnale di speranza e soddisfazione di tutti quelli come noi che salutavano il ritorno della Russia nel novero delle civiltà avanzate, nel novero di quei paesi al mondo che rispettano i diritti umani fondamentali e dunque anche la libertà in campo amoroso, in campo esistenziale, in campo medico, insomma tutto quello che fa la differenza fra chi crede nei diritti dell'uomo e del cittadino e chi non ci crede. Questo valeva anche per la Russia, il suo lento percorso faticoso verso il recupero delle libertà liberal-democratiche. Purtroppo l'insistenza della repressione e della condanna e della marginalizzazione delle persone LGBT nel mondo russo post-comunista ha raffreddato molti entusiasmi, molte speranze e quindi anche molto del calore che avevamo nei confronti di questo stesso gemellaggio che doveva avere un altissimo valore simbolico. Se San Pietroburgo torna a essere non la città neoclassica che ha consegnato alla storia dell'arte e della civiltà una visione straordinariamente alta dell'uomo e dell'umanità, ma torna a essere dopo l'orrore e il gelo comunista la città simbolo di una Russia teocratica, di una Russia autoritaria, di una Russia discriminatoria, beh, è chiaro che non c'è più alcun motivo perché Milano si vanti di questo rapporto e di questo gemellaggio. Per questo, se è stato simbolico stringerlo sotto quell'auspicio di rapida liberalizzazione complessiva, così deve essere altrettanto simbolico il gesto di annullarlo, questo gemellaggio, affinché nella nuova Russia tutti possano sentirsi liberi e in questo caso soprattutto possono sentirsi liberi le cittadine e i cittadini GLBT.